Allora, 17 e 14, 17 e 41 del 22/3/2018. Mi ha chiamato nuovamente più volte e ho detto che giustamente, io ho detto fra 20 minuti, ma mi pare che forse mi ha chiamato un po', non so quanti minuti prima. Allora, cosa dice? Che devi fare? Dimmelo, che non mi arrabbio, basta che parli con la verità. Non vieni, ti ho lasciato i fagioli. Allora, ecco qua. Senti sempre nel film, no? Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. E santo Dio, sto cazzo di coso. Allora, aspetta, la chiamo. Mia. Possiamo parlare sinceramente? Seriamente, sinceramente, Sì. tu non ti devi avere paura di dire le cose, che devi fare? Dimmelo, che non mi arrabbio, Ma se così tu non dice mi la fai verità. parli solo tu. Parli Non solo parlo, tu, parli. e non parlo, non parlo, parla. No, parla tu. No, Dimmi che dovevi fare. se tu mi fai parlare, come tu parli di sopra. Ne parla tu, dai. E Dovevo venire, dovevo. come mai non sei venuto? Dovevo venire alle. Ormai si parla alle 16. Alle 20 là. No, Ma tu parli con la sincerità o hai paura di parlare? non parlo con l'ipocrisia. Ah, e che devi fare? Il computer? No! E come mai non sei venuto? Perché tu non mi fai parlare per questo. Quando fai così io non vengo. Te lo sto dicendo, perché parli solo Ah, tu, parli. e Bobbo, che cerchiamo di cancellare tutto, devi ricominciare, resettiamo un pochino. Sì. Mi sento un po' di dare soffro quando non mi parli, non mi rispondi. Lo so, ma se tu parli solo tu. Allora, parlo io posso? Sì. Ti lascio di fagioli, ti lascio per stasera i Ma fagioli. se mi stavi dicendo, che fai allora oggi? Allora, praticamente, tanto ti lascio i fagioli per stasera. Verrai veramente stasera giù, Sì, giuro, stavolta? se tu non mi fai slittare le cose, io vengo. Tu Vieni, quindi. fai slittare le cose. Non ti faccio slittare le cose, quindi vieni. Sì. Aspetta un secondo, ti voglio dire una cosa, Nino. Non ce l'ho con gli occhiali. Dici? Praticamente, ci faccio i fagioli per stasera. Mi giuri che vieni stasera? Sì. Stavolta è vero? Stavolta è vero. Stavolta è vero, perché è finito col computer? Sì. Mi sa che ci vediamo qua, giura? Giuro. Con chi vieni? O chi vuoi? Ma che cosa ci sono testimoni di Geova oggi? Non lo so. Non devono venire oggi. Non lo so. Ah, non vuoi dirmelo? Non lo so. Ho Non, guarda, chiudo. Dai, dai. Dai. Meno capito. male, ho spinto. Ho Parliamo, scusa, parliamo, per favore, mi sto morendo. Non ce la faccio più, non ce la vivo più, io sto per morire, non ce la faccio più. Ti volevo dire. Allora, che dovevo dire? Non sei venuto perché ti sei arrabbiato, va bene. Vabbè, qui oggi che cerchiamo di cancellare, però ti lascio mangiare per stasera. Sì. Stasera vieni. Sì, cosa devi fare oggi? Non me l'hai detto Ma oggi ancora. devo andare, vado ai balli, prendo l'altra alle 3:30, vado ai balli prima alle 5, quelli delle 5. Poi quelli delle 7 dell'alare, poi così torno alle 9. L'altro alle 8:30, se viene da scuola, non è meglio così. Che dici? Che?
chi è che parla? Ho detto quella meno amata di mia madre, dice non la capisco, non la capisco. Quella è meno amata, poi mia mamma è meno amata, non capisce un cazzo. Vabbè, lascia Che mi tocco di stare. cervello purtroppo, dalla mattina alla sera. Praticamente, quando ritorno alle 3:30, faccio i balli delle 5 invece di fare quelli delle 9, così poi finisco prima, non è meglio? Vai alle 3 e poi esci, io fai un file alle 5 e poi alle 7. Alle 5 e poi quelli delle 7 della gara. Non E via alle 8, è meglio fare la alle cosa 8 e prima 20 che tu. vieni. No! Prendi l'auto, non prendi l'auto delle 8, dopo le 8 Teresa. Dopo le 8:30, alle 8:30. E ti ho detto Teresa, E tu la cosa dormimo. prima non è meglio? Sì. E faccio quelle delle 5 e delle 7, questo giorno prima non è meglio? Che torno alle 10. Sì. Che pensi tu? Meglio così, così torni prima. Torno prima, se no sono tornato troppo tardi, non può essere Pasquale ogni volta che viene a prendermi. Che mi stesso mi fa morire ogni volta, arrivo morta a casa. Pascalano. Siccome alle 5 li fa lo stesso, i sociali, io anche se più lenti, faccio delle 5, quelli delle 5, invece di farli alle 9. Va bene. Alle 5 e alle 7, questi sono prima. Va bene. Non è meglio, che pensi tu? È meglio. Perché secondo te? Cosa arrivi prima? Però Arrivo prima, un'altra cosa, aspetta. intanto vai, Manco ti nervoso. intanto, intanto ti diverti, ti passi il tempo, che stai a fare a casa? Sono nervosa. Dici Teresa, ciao, dai, dai, dai. No, mi stressi così. Quando prima volevo dirigere il tasto, cioè sì, quindi il tasto rosso estremamente se ne andava, dai. Non puoi perdere tempo Teresa così. Allora, quando io prima ho scritto, perché già mi sta mettendo agitazione, perché mentre lei parla, non riesco a esprimere, dico sì, però non riesco a essere esteso perché usa dei toni che, diciamo così, che prima o poi penso che mi può fare qualcosa, no? Che mi può dire qualcosa. Comunque, quando, mentre, allora, ora sono le 14:24 e 50 del 22/3/2018. Ora vedo, allora, voi vedete quando mi ha chiamato, in base ai minuti. Allora, sono le 14:25:06 del 22/3/2018. Alle 14:02:29 devo cercare di capire, ora, sfogandomi, quando è sul cellulare, come se mi parlasse il cellulare, mi dà consigli. Questo è un tipo di condizione scientifica che io ho espresso. Per iscritto ho fatto questa scoperta, no? Allora, cerco di superare dicendo, allora, ammesso che quella cosa è passata, che ho messo, mi chiama, però ancora mi chiama, però ho messo la condizione che spingete il tasto di là, il volume non si sente. Comunque stavo dicendo che che comunque mette la condizione, devo mettermi alla condizione che anche se si sente che lei è un po' agitata, parla agitata, mi agita pure a me, allora mi dà fastidio, allora io chiudo. Prima quando vedete ho chiuso, guardate qua, capirete chi è la nina piccola. La nina è monellaccia. Quindi io ancora anche ammesso che allora io dicessi ora dei consigli per me che sono efficaci per liberarmi da questi, diciamo così, pensieri di essere prevenuto, allora cerco di, nonostante ciò, siccome forse ho fretta che voglio scrivere, siccome diciamo, mi è arrivato un messaggio, vedi? Eccolo qua. Aiutami, Ninno. L'ultimo messaggio dovrebbe essere. Allora. Grazie.
Che sono nella condizione di, forse col pensiero che voglio finire il Word, capito? Come ti inventi le cose, ciao. Ciao. Mi secchi quando fai così, Teresa. Non lo capisci che mi secca. Sempre dalla mattina alla sera problemi ci sono. Quindi stiamo sempre interpretando, no? Io e lei un'interpretazione. Se non stai calma, io chiudo un'altra volta. Se tu non stai calma, richiudo un'altra volta, lo sto dicendo. Sto calma, va bene. Cerchiamo di vederci in conto. Tu vuoi stare forse a casa tua, che vuoi stare lontano, o ti fai quello che hai da fare. Non me lo puoi dire quello che hai da fare. Io l'accetto. No, perché mi fai slittare le cose tu. E tu che devi fare? Dimmelo, che io l'accetto, Gioia, dimmelo. Se tu continui a parlarmi, io non finisco mai. E dimmi che devi fare al computer, vero? No, non è che c'entri il computer solo. Ma che devi fare? Perché hai paura di parlare? Dimmi cosa Non ho fare. Paura, non ho paura. Adesso se parli così chiudo. Niente, niente. Alle 20 vengo. Adesso tu parli solo di problemi. Ciao, dai, mi sai quando fai così, guarda. E che cazzo? Parla di problemi dalla mattina alla sera. Non sa fare un dialogo sano, non sa fare un dialogo sano. Dai, dai, allora chiudo, dai. Chiudo. Chiudo. Guardate com'è, se lo spegne. Allora, siccome parla, diciamo, si mi fa solo perdere tempo, allora mi metto in questa condizione di chiudere così. Non sai parlare di altro, se io dico parliamo di altro, dentro di me non c'ho la condizione di parlare manco di altro, perché gli stati del mondo fatti da persone, fatti da persone, e le religioni bibliche fatte da persone, e le persone chiaramente che fanno parte di un ambito, ti portano nella condizione, come vede, di litigare, perché portano malumori sia le persone degli ambiti all'aperto che quelli al chiuso, no? Avendo certi tipi di comportamenti costantemente ripetuti. Quando per esempio vedono me e lei, e ci metto la condizione di litigare, ci metto la condizione di non avere tutto in casa, quella che ci siamo fatti, chiaramente escludendo quella d'origine con la nostra famiglia, e ci comporta questo, che non possiamo avere tutto nella, diciamo così, nella nostra casa, insomma, no? Allora, vediamo quello che dice. Infatti, se per esempio, siccome non vedo, vedete, io non vedo se si chiude il video, no? Io non lo so. Quindi se io faccio così, o faccio così, comporta poter litigare, perché se per esempio si chiude, perché io non so se si chiude, magari si sente, ma magari richiudo, poi passo un'altra memoria, poi questo e quest'altro, perché non avendo soldi, chiaramente non potendo avere, per esempio, l'hard disk esterno, oppure più hard disk dentro al case, per lavoro, perché lo Stato mondiale mi deve garantire questo lavoro che chiaramente mi dice di fare, di realizzare, no? Ammesso che sia una forma di passione e poi è un lavoro perché trasmetto notizie scientificamente giuste. Guardate qua che mi è arrivato. Alla Madonna, mi è arrivato un messaggio così, vedi, poi se ne è scappato.
dice, mi dà fastidio. Ma già quando l'ho letto, perché non vuoi stare più qua? Non capisco niente. Aiutami, che ti ho fatto. Povera me, sempre soffrendo. Quindi mi dà fastidio quando lei parla in maniera appropriata. A me mi dà fastidio. La cosa che mi dà più fastidio è che quando la gente parla in maniera inappropriata. No, mi sa che starò ancora un altro giorno qua. 14:33 e 11.